Migracije so ena od osrednjih tem kampanje pred tokratnimi evropskimi volitvami, čeprav se EU s tem vprašanjem ukvarja že najmanj desetletje. O izzivih migracij se lahko prepričamo tudi v sosednji Italiji. V Trst migranti prihajajo po balkanski begunski poti. Mnogi si svoje začasno prebivališče ustvarijo v Sirosu, zapuščenem skladišču še iz avstro-ogrskih časov, kjer vladajo nečloveške razmere. Usoda migrantov je pogosto prepuščena dobri volji prostovoljcev in lokalnih prebivalcev, je poudaril Ali Mudassar, ki je v Trst prispel leta 2016. Quando tu vivi in un mondo diverso, non è qui ai parenti, non hai nessuno, è importante fare amicizia con persone locali. Cioè che a Trieste sono triestini bravi che aiutano. Cioè che io sono fortunato, io c'ho i miei amici triestini che mi vogliono tanto bene. Mai avuto una fatica. Cioè sì, fatica c'è, la vita è fatica. Però qui mi trovo molto bene. E i miei amici triestini mi hanno aiutato tantissimo. Prima, quando ho avuto una difficoltà, grazie a una mia amica, si chiama Emma Festi, perché io non ci avevo a casa, no? Che mi hanno buttato fuori. E ho chiamato a lei, guarda, io non ho a casa. E lei ha detto, va bene, vieni a dormire a casa mia. Lì ha lasciato camera sua e mi ha detto, dormi qui. E poi c'è altri amici tanti che mi aiutano, quando ho bisogno, altrimenti mi rangio. Francesco Cibati je med ustanovitelji organizacije Linea Dombra, ki deluje v Trstu od leta 2019 in podpira ljudi, ki migrirajo, tako tiste, ki zaprosijo za azil v Italiji, kot tiste v tranzitu. Trieste è una città di frontiera che non vuole riconoscersi tale, almeno nel suo corpus istituzionale. E noi qua da 5 anni ogni giorno siamo in Piazza Libertà per portare aiuti di prima necessità come cibo, vestiti, scarpe, cure mediche, assistenza legale, ma soprattutto quello che vogliamo portare è un momento di socialità, un momento di condivisione tra persone libere e uguali. Vogliamo creare uno spazio di socialità in questa piazza e alla luce del sole davanti a tutti, perché se le nostre istituzioni non si prendono le loro responsabilità, ecco, saremmo noi cittadini a farlo. Pristop italijanskih oblasti do vprašanja migracij se je skozi leta spreminjal, je opozorila Valerija Carlini, podpredsednica humanitarne organizacije Consiglio Italiano per i Rifugiati. Noi abbiamo visto nel corso degli anni un cambiamento radicale del modo in cui il tema migratorio, che è un tema complicato, è stato gestito. Vediamo come è stata risposta una delle gravi stragi del Mediterraneo. Nel 2013, davanti alle coste italiane, più di 800 persone perdono la vita in una notte e quello crea uno shock culturale. L'allora governo Letta decide però di lanciare una missione di ricerca e soccorso finanziata esclusivamente dall'Italia che in un anno salva 100.000 persone. Il governo di Giorgia Meloni risponde a una analoga strage avvenuta a pochi chilometri dalle coste calabresi, quella di Cutro, dello scorso anno, in una maniera radicalmente diversa. Fa un decreto legge che rende più difficile ottenere la protezione in Italia e più deboli i diritti a questi collegati. E nel corso degli anni abbiamo visto un cambiamento epocale. Tok ljudi se kljub temu ni ustavil, kar kaže, da tudi vlada Giorgia Meloni ni kos izzivu. Njeni ukrepi po drugi strani samo še povečujejo negotov položaj prišlekov. Decreti legge che hanno un filo conduttore, restringere lo spazio di protezione in Italia, rendere più difficile la fruizione dei diritti. Quello che ci domandiamo e che ci preoccupa è se questi decreti legge riescano realmente a gestire meglio il fenomeno. E la risposta che stiamo vedendo e che ci stiamo dando è che purtroppo non stanno neanche risolvendo, fra virgolette, quello che il governo Meloni vorrebbe. I flussi migratori continuano ad essere consistenti, le problematiche della migrazione non sono risolte e i diritti delle persone sono resi però più difficili.